Si definiscono festaioli, una definizione che calza a pennello agli abitanti di Arogno, comune che storicamente si è sempre contraddistinto per la sua vivacità. Un paesino di poco più di 1000 abitanti, ricco di società, di storia e di cultura, forse anche perché è sempre stato luogo di passaggio e di transito da e verso la confinante Val di Intelvi. A farci da guida il sindaco Corrado Sartori. Per entrare in tema partiamo a piedi in direzione della rinnovata Piazza Valec, luogo di incontro e di tante feste e mercatini. Il paese di Arogno è abbastanza vivo, siamo gente allegra, quindi ci piace anche festeggiare. Abbiamo diverse società, la più grossa dovrebbe essere quella del calcio, poi la filarmonica. Abbiamo gli scout, abbiamo la bocciofila, che è piccolina, abbiamo gli amici dell'Alpe, di cui faccio parte anch'io. Abbiamo affittato l'Alpe di Arogno, che è di proprietà del patriziato, e ci divertiamo, organizziamo anche noi la nostra festa tutti gli anni, e poi anche qui in paese di tanto in tanto diamo una mano alle altre società, quindi c'è sempre movimento. E poi abbiamo una commissione culturale che è molto attiva, grosso modo ci sono 25-26 manifestazioni all'anno, quindi una ogni 15 giorni. Un paese di festaioli. Festaioli, sì. So, siamo anche seri, quando c'è da essere seri siamo seri, però ci piace anche divertire, quindi è sempre stato così. Percorriamo le viuzze del nucleo tra edifici, portici e piazze finché arriviamo alla sede della Filarmonica, una costruzione come tante, almeno da fuori, perché una volta entrati scopriamo insieme a Caterina la bellezza del Teatro Sociale di Arogno. Sì, questo è il nostro teatro, è stato appunto ristrutturato 10 anni fa, lo usiamo per fare le prove della banda, per fare i concerti e poi viene affittato alle persone che desiderano fare delle feste o quant'altro. Dall'anno scorso è tornato qui anche il carnevale dei ragazzi e diciamo che è proprio un po' il nucleo, il cuore del paese. Poi dall'esterno non si direbbe mai, no, che è un teatro così bello, e quindi siamo proprio orgogliosi di questo posto. Vedo che questa mattina siete anche riusciti a radunare qualche elemento. Sì, siamo riusciti a radunare alcuni della nostra bandella, purtroppo manca il Guido, però ci sono il Pietro, il Walter, il Tela, l'Amos e il Mariù, che sicuramente vi delizieranno con qualche musica. Ed è una filarmonica che esiste da tanti anni ad Arogno. Allora, la filarmonica di Arogno esiste da quasi 180 anni, per cui sì, siamo un po' vecchietti. E loro però sono la bandella, che è solo una parte della filarmonica. La filarmonica ha circa 40 suonatori e abbiamo diverse attività, facciamo concerti qui in paese, facciamo concerti nei paesi limitrofi, Rovio, Maroggia. E loro invece sono la nostra bandella, che anche loro esistono da quasi 180 anni. E loro ci sono sempre per quando qualcuno ha bisogno di musica, loro ci sono e rallegrano sempre le nostre feste. Perfetto, allora li ascoltiamo con piacere. Va bene. Da Vera Presidente, dal via alle note. Va bene, siamo pronti? Partenza, via! Proseguiamo il nostro giro nel nucleo fino a raggiungere la chiesa dedicata al patrono, Santo Stefano, che si distingue per la sua pregiata facciata barocca, una chiesa che custodisce la chicca di Arogno. Sì, abbiamo una Madonna datata attorno tra il 1000 e il 1200,
che è la più antica che esiste in Ticino, una Madonna lignea. Dicono che è stata trovata sulla legnaia del parroco ai tempi, non si sa bene, perché noi non abbiamo niente di scritto su questa Madonnina. Ce la siamo trovata in chiesa e non sappiamo da dove viene. L'abbiamo portata a fare delle mostre, per delle mostre sia a Milano sia in altri posti in Italia, e gli studiosi gli hanno detto che probabilmente proviene oppure assomiglia a quelli della regione di Reggio Emilia, però non si sa nient'altro di questa Madonnina. Se non che è una delle più antiche del Ticino. Penso che sia la più antica del Ticino. Il passato di questo comune è legato ad una delle tradizioni svizzere per eccellenza, la fabbricazione di orologi, un capitolo significativo nella storia d'Arogno che recuperiamo grazie al prezioso contributo storico di Mario. La storia delle fabbriche è proprio strettamente legata a questa sorgente, perché tutti i macchinari delle fabbriche venivano mossi attraverso ruote idrauliche, le quali venivano alimentate appunto da questa sorgente. Una sorgente antichissima, diciamo l'acqua è fuoriuscita nel 1528 a seguito di un moto tellurico che ha sconvolto un po' tutta questa regione da Campione d'Italia fino a Melano. L'immenso stabile abbandonato, in attesa di essere riconvertito, ci lascia immaginare l'Arogno di allora, quando tutto ruotava attorno a questa fabbrica che nei tempi migliori diede lavoro fino a 300 operai, molti dei quali giungevano da oltre confine. Questa fabbrica ha una storia incredibile, perché successe che il figlio di Alessandro Manzoni insegnava a Porrentruy, e a Porrentruy ebbe la possibilità di conoscere i padroni di una fabbrica di abbozzi di orologi, la Chalet et Frotté. Questa fabbrica navigava in cattive acque, nel senso che anche lì avevano dei macchinari mossi da ruote idrauliche, ma il regime del fiume che alimentava questo movimento era incostante. E quindi il Manzoni ebbe l'idea di dire: ma trasportiamo tutta quanta questa fabbrica ad Arogno, lì abbiamo i terreni, abbiamo l'acqua, e chiese al padre se era d'accordo di avviarsi su questo progetto. E di lì, in pochissimo tempo, in un paio d'anni, venne costruito questo complesso, vennero trasportati tutti i macchinari, smontati e rimontati i macchinari della vecchia fabbrica di Porrentruy, attraverso un viaggio a dir poco leggendario, perché non c'era ancora il Gottardo, quindi questa carovana ha dovuto passare dalla Francia e poi dal Piemonte in treno, e poi a Camerlata c'erano tutti i carri possibili e immaginabili che il Manzoni era riuscito a trovare, che hanno portato gli operai con le rispettive famiglie ad Arogno. Parlando di acqua e di sorgenti, ci spingiamo fuori dal paese. Arogno è infatti rinomata nel mondo dei speleosub, solo tra quegli esperti, perché non è da tutti fare immersioni da queste parti. Qui siamo nella zona detta del Ruers di Arogno, perché qui il sole non arriva mai durante l'anno, quindi è proprio una zona abbastanza fresca. E siamo più precisamente davanti alla grotta dei Bös. Bös, che viene tradotto in italiano bossi, ma la traduzione non è corretta, perché Bös nell'antico dialetto voleva dire buco. E difatti in questa sorgente, proprio in fondo dove scende la montagna, lì c'è un buco, e da quel buco si accedono gli speleologi, subacquei speleologi, per le loro immersioni e le loro ricerche. E sono arrivati a oltre 3 km di gallerie. Non tutta comunque le gallerie sono piene d'acqua, perché ci sono dei sifoni, alcuni dei sifoni, poi si va nell'acqua, poi si risale
diciamo, in una grotta asciutta, poi ci sono anche delle specie di delle sabbie molto, molto, molto umide, delle specie di sabbie mobili, non sono sabbie mobili, ma comunque non sono asciutte, e quindi questi speleologi vanno lì e fanno delle ricerche e, come dicevo, sono arrivati a oltre 3 km. Non è sempre in profondità, perché la grotta tendenzialmente sale. Perché sale? Perché le acque di Arogno, sia quelle che abbiamo visto lì alla sorgente, sia queste, arrivano dal Generoso. Quindi da qui andare al Generoso, si presume che ci sono dei canali che non vanno solamente in profondità, ma salgono, risalgono. E lo scopo di questi speleologi è appunto di andare a oltre 4 km, che sarebbe un record, credo, europeo, ecco. E quindi stanno lavorando su questo. E chissà che un giorno non torneremo a documentarlo, questo record. Andiamo verso il paese, dove addocchiamo una giovane abitante, la candidata ideale per una nostra rubrica. Allora, Elisa, ci troviamo ad Arogno. A te il compito oggi di fare agenzia turistica, quindi ti chiedo di guardare in camera e di dire perché per una giovane abitante di Arogno è bello vivere e vale la pena venire in questo comune. Prego. Allora, Arogno è bello perché è un paese ancora un po' alla vecchia. Quindi gli adulti, i bambini, i giovani si aiutano tutti, è un paese super attivo, c'è teatro, c'è un carnevale, in inverno e in estate c'è sempre da divertirsi ed è in mezzo alla natura, quindi passeggiate, fantastico. Vale la pena? Vale la pena. Allora adesso guarda lì e da Arogno, con questo bellissimo panorama dietro, un bel saluto a tutti i telespettatori di Teleticino, vai! Ciao a tutti i telespettatori e venite a trovare Arogno. Voilà, voilà, è fatto. Selvaggina e polenta che si sprigiona dalla cucina di un ristorante del nucleo ci ricorda che è ora di pranzo. Le campane suonano, lo chef in piatta, ma noi veniamo richiamati dal rotolio delle bocce. Allora, segretario della bocciofila, ci dica un pochino che partita si sta disputando qua. Niente, stiamo organizzando appunto una piccola amichevole tra di noi, 3 contro 3 interna, su questo viale presso il ristorante La Pignata qua di Arogno, dove normalmente giochiamo durante l'estate. Altrimenti il nostro viale ufficiale per le gare è a Campione d'Italia, da una decina d'anni siamo lì. Il nostro viale è il Campione C, dove giochiamo tutte le gare ufficiali del calendario della bocciofila. In campo notiamo anche il vicepresidente della bocciofila, che ci dedica il nostro minuto in dialetto. Anche dopo la donna è gelosa. Dai, volevo solo sapere, allora mi dica in dialetto qual è il segreto di un bel lancio, di un bel tiro. Tiro a me e le mie domande, perché il tiro le mie domande al nonno là, che il più sei giovane, è lui che tira, mi vuoi punti. Ecco, lei va a punti direttamente. Sì. E cosa le piace della boccia? Ma più sei che tu la compagnia. La compagnia e bisogna giocare per divertirsi. Mai taccalito, perché ne ha tanti che si mette taccalito. Ma che gioca in boccia. E invece l'enjoy, bisogna giocare e divertirsi, anche qualche allena gara che mi è bisogno da fare giocare storie. Invece che ne è da chi che veramente, anche qualche vince, da capire. Quella è mia. Non va bene. No, non come gioco nulla meno. Benissimo. Allora, guardi qua in camera. Ecco.
e dalla bocciofila di Arogno un bel saluto a Teleticino. La bocciofila di Arogno la saluta a Teleticino. Grazie, grazie mille. La lascio giocare. Grazie. Non finisce qui. Il sindaco vuol regalarci un gran finale che ci porta per la prima volta a sconfinare. Sindaco, perché per la prima volta comunemente è espatriata in Italia per pochissimo tempo. Per far vedere una chicca finale. Esatto, è giustificata. Secondo me sì, perché dove stiamo andando è la vetta del Monte Sighignola e l'unica via di accesso veicolare è tramite la strada che stiamo facendo adesso, passando dal territorio italiano. Poi da Arogno ci sono due percorsi pedonali che sono però abbastanza impegnativi, ci vogliono un paio d'ore più o meno per arrivare in vetta, quindi facendo la strada sicuramente è molto più comoda, ma il balcone d'Italia, vedrete quando ci arriveremo, è un punto panoramico non indifferente. Ci troviamo sul Sighignola, noto per la funivia mai realizzata, la cui carcassa è stata recentemente demolita. Da qui, in un lembo di terra al confine tra Svizzera e Italia, si gode una delle viste più spettacolari sul Golfo di Lugano e su buona parte del Sottoceneri. Allora, sindaco, dopo questa sconfinata in territorio italiano, siamo sotto la bandiera svizzera, sul balcone... Beh, non è territorio italiano, è chiamato il balcone d'Italia, ma noi lo possiamo chiamare balcone di Arogno se vogliamo. Qui siamo sulla terrazza panoramica che è stata ricavata dalla stazione di arrivo della funivia. Oggi purtroppo c'è un po' di foschia, ma c'è una vista su tutto una buona parte del Luganese e una buona parte del Mendrisiotto. Vediamo il nostro Monte Generoso, ma vediamo molto bene Lugano. E quindi io faccio un invito a tutti i ticinesi di venire una volta, almeno una volta, di venire al Sighignola. Si può raggiungere a piedi tramite i due sentieri partendo da Arogno o in macchina passando chiaramente dall'Italia, perché la possibilità di costruire una strada non c'è partendo solamente dal territorio svizzero. E niente, a me ha fatto piacere partecipare a trasmissione comunemente, che secondo me è molto interessante e permette di conoscere un po' il nostro bellissimo cantone anche molto da vicino e non solo da lontano. Grazie ancora e buon divertimento. Grazie Corrado, grazie anche a lei di tutte di queste visite che ci ha, in cui ci ha accompagnato. Prego. Salutiamo, grazie. E quindi io faccio un invito a tutti, ma che bettegata, dopo me la taglio e la ripeto. Uno, due, tre... Ciao bella. Banana, venga. Io mi posso permettere di chiamarla Banana. La certo. Chiamano tutti Banana, passo anch'io. Tutti ci mettiamo Banana. Ecco, allora. Se mi può di parlare in dialetto. Deve parlare in dialetto. Adesso guardi qua in camera. Ci dica in dialetto come vede questa gara, insomma, questa amichevole. Gli deboli gli avversari. È troppo facile. Troppo facile. Li voleva un po' più... Aspetta che tocca a me. Tocca a lei.